Se ridi mi senti bene, se ridi mi senti bene, amore se mi vuoi bene, ridiamo come le iene. Cos'è questa situazione? Cos'è? Salve, Giuseppe, sono Paolo. Paolo? Sì. Sei sicuro? Penso di sì. Avrei detto Cassio? No. Che la faccia è da Cassio. Te volevo, no, fare i complimenti. Te volevo fare i complimenti per come sei vestito. C'è la faccia come il culo. No. C'è la faccia, no, come il culo. No, allora, non diciamo. Ma è latino. È latino, via qua, è latino. Ah, ma magari la capiscono tutti. Faccia come il culo, curriculum est. È latino. Tra l'altro l'abbiamo inventato noi l'avis. Anzi, io. Avis vidis vinci. È la latino. È una cosa latina. No, no. Ah sì sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Ce l'ho, gli è arrivata. Ho detto, ho detto che ti piace. Impalato. Va bene, dai. Salutiamo Giulio Cesare. Vabbè. Salutiamo gli amici, tanto per ridere. Grazie. Grandi. Abbinato al bagno al Granso, lui arriva da Monza ed è qui con noi Omar Pirovano. Ma tu sai chi c'è? Pirovano Omar. Batte le mani toccate. Pirovano Omar, Pirovano Omar, toccate. Omar, vai. Buonasera. Grande Omar. Yeah, applauso così. Mi avete riconosciuto? Un espresso. Una merda. Non è facile fare George Clooney, signori, veramente, eh? È un casino, eh? Ieri sera ero in un locale, no, ero lì al bancone, vestito uguale, avevo anche il papillon, no? A un certo punto una ragazza mi guarda, io la guardo, lei mi guarda, viene verso di me e mi fa: ma tu sei? Sì. Ma tu sei? Ah, mi porti tre spritz a quel tavolo? No, veramente, che poi non so se avete visto con la Canalis, no, che si è lasciato lui, che tutti pensano che lei stava insieme a lui perché lei voleva fare l'attrice ad Hollywood. È lui che stava insieme a lei perché gli manca il permesso di stagione in Italia. Grazie. Bagno Happy Days, lei arriva direttamente da Torino e, come ho detto prima, Torino, né, ed è la Cristiana Maffucci. Datemi un applauso. Vogliamo presentare Cristiana Maffucci. Cristiana. No, è che non ho voluto esagerare. A dir la verità, il mio chirurgo, che non ho voluto esagerare, mi ha detto: Cristiana, lei deve capire che le protesi devono essere proporzionate al fisico. E così mi ha messo due vongole. Io incontro soltanto più Homo Cerectus. Mi sono ributtata sul mercato, sì. E la offro, così, a muzzo. Che me la devo tenere a fare, no? Scriviamolo tutte insieme. Il manuale per le giovani mignotte. Grazie! Abbinato al bagno azzurro, Max Galligani. Andavo a 100 all'ora per vedere Max Galligani. Yeah, 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 yeah. Ed è arrivata l'ora di far sentire le mani. Galligani. Sta a me? Sì, tocca a te, tocca a te. Posso io? Sì, prego, dai Max, vieni. Vengo io? Vieni Max. O viene quello dopo? No, tocca a te, tocca a te. Vieni. Buonasera. Buonasera. Senti. Vieni, vieni. Salve. Vieni qua. Guarda, un po' fragile, timido. Non via? No. No. Senti, quanto tempo ci sa a disposizione? 4 minuti, lo sapevi dall'inizio. Quanto ho fatto? No, ma, hai fatto poco? Ma hanno riso! Ha
ma... Posso andare via ora? No, devi fare tu. E sapevo di dovermi preparare, allora mi sono preparato a bestia anche sulle imitazioni, ecco. Ah, è un bravo imitatore. Sì, anche. Quindi se tu mi chiedi una persona io te la faccio. Quello che voglio. Chi tu vuoi. Madonna, ma veramente? Sì. Ma pensa, no, visto che sono qua, sai, sto facendo il presentatore, mi piace molto fare il presentatore, a me piacciono i presentatori. Sì. E quindi il re dei presentatori italiani, Mike Buongiorno. L'è morto. Beh, ho capito. Con Mike Buongiorno? Sì. Allegria. Allegria. Mi hanno ritrovato. Tra l'altro ce l'avevo a casa io. Come? Sì. L'avevo nel frigorifero. Poi un giorno mio papà mi ha detto: oh, che lo levi il morticino, ci voglio mettere i cocomeri. Ma cosa? Hanno reso bestia. Sono bravo, vero? Sei molto bravo, sì. bravo. Senti, io ho un cugino che fa i cori nell'esercito. È un parà. Parapà. Parapà. Pa, 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 pa. L'ultimo concorrente in gara è abbinato al bagno primavera. Arriva dalla vicina Verona ed è qui con noi Nicola Trocchia. Fatti mandare dalla mamma. Che c'è Nicola? È arrivato Nicola Trocchia e qui il suo per voi. Cioè, a me non mi rispetta neanche mia moglie. Ieri sono tornato a casa, cara, ero a salvare il mondo, volavo, mi sentivo un dio perché ero sopra tutti. E lei mi fa: guarda, ero qui sotto a uno e stavo da dio lo stesso. Invitato al capodanno dell'isola dei famosi. Però lì è stata l'unica volta che avevo veramente paura. Ho avuto paura perché mi ha messo al tavolo con Aldo Busi, Cecchi Paone, Malgioglio e Luxuria. Alle 23:59, via! O perché a mezzanotte fallo te il trenino e via che vola Super Trocchia. C'è birra. Chi c'è stasera di ospite? Chi c'è? Ma lo sanno? Chi? Cioè lo sa già il pubblico chi c'è di ospite stasera? Non lo so, lo sapete voi che ci sono? Che ci sono gli ospiti stasera? Lo sanno? Chi? No, non ho capito, o uno o l'altro. No, i Teletubbies o i Turbolenti? Ci sono i Teletubbies, Peppa Pig. Allora dove... Guarda che stai dicendo delle cose bruttissime. Guarda, no, ti faccio vedere. Allora, tutti i genitori qua presenti, chi conosce Peppa Pig? Come tutti, siete in 10. Chi tutti. Non conosce Peppa Pig, avete, vi prego. Avete alzato la mano in 10. Andate a vedere Peppa Pig, è un cartone bellissimo. Signore e signori, questa sera Rosalina, i Turboletti! Sono arrivati i Turboletti. Un bel applauso ai Turboletti. Facciamo tutti un bel applauso ai Turboletti. Qui dal campo il sangue olè. Rosolina, mare olè. Olè olè. Olè! Eccoli qua! Se ridi mi senti bene. Se ridi mi senti bene. Amore, se mi vuoi bene. Ridiamo come